Allora, bentrovati. Inizio io con due parole, ma proprio due brevissime di introduzione, poi lascio la parola a voi che siete i protagonisti. Dunque, questo è il quarto dei dialoghi organizzati dalla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Presentiamo oggi un libro bellissimo intitolato Bruno Maderna, La musica e la vita. Come molti sanno, l'anno scorso ricorreva l'anniversario, il centenario della nascita di Bruno Maderna. Non abbiamo avuto l'occasione di fare iniziative alla Civica e anche in altre occasioni per le ovvie ragioni, ma il libro bellissimo che presentiamo oggi, scritto insieme da Mario Baroni e Rossana Dal Monte, pubblicato appunto dalla LIM, Libreria Musicale Italiana di Lucca, è apparso, è stato stampato nel 2020. Oggi è un piacere enorme poterlo presentare con, diciamo, l'interlocutore, il presentatore, l'animatore Alessandro Solbiati, compositore di cui non c'è bisogno di fare la presentazione, come non ho bisogno di presentarvi i due musicologi che sono due colonne fondamentali della musicologia italiana e non solo italiana, ed è davvero per me, che li conosco anche da tanti anni, a parte rivederli dopo tanti anni, anche se a distanza, è un grande piacere. Alessandro è un amico. Io vi lascio la parola e siete liberi di conversare come volete. Vi dico solo che a un certo punto, ma sarà Alessandro ad annunciarlo, abbiamo un piccolo omaggio musicale che la Civica Abbado offre, propone, con le liriche da Verlaine di Maderna, appunto suonate qui in diretta da un'aula della Civica Abbado. Prego, Alessandro, grazie, Grazie. Rossana, e grazie Mario. Prego. Solo ma c'è Andrea, quindi c'è da qualche parte delle lettere, vero? Senta, no, sì, no, Andrea, giusto per Se ci sapere. fosse anche Andrea Estero, naturalmente invitato a intervenire anche lui. Ecco, quando Andrea ci sarà, se non c'è adesso, batta un colpo, come si dice così. Assolutamente, perché poi sarebbe appunto carino anche che parlasse delle Certo. attività editoriali, eccetera. Insomma, siete liberi di Va bene, perfetto. gestire il vostro tempo. Io Grazie. penso che Andrea ci sia perché mi ha telefonato una mezz'ora fa, quindi dovrebbe esserci. Ecco, Allora, prima o poi si manifesti, mettiamolo esattamente. come si dice in queste cose. Intanto, che bello, sono iper felice, siete tutti amici, siete tutti amici, Rossana, Mario, Andrea, Roberto. Una piccolissima cosa personale, ma poi non dirò nulla di me. Anzi, le cose personali sono due, una riguarda proprio voi, Rossana e Mario, una me prima come iper giovane compositore, diciamo anzi come aspirante compositore. Quando così incontrai sulla mia strada, insomma, l'idea del comporre in maniera cosciente, insomma, quindi non da ragazzino, ma da, diciamo, 19enne, 20enne, io da subito avevo questa cosa, incontrando la persona che poi mi fu praticamente così vicina, cioè Franco Donatoni. Da subito, dal mio primo pezzo con lui, ebbi sempre in bocca la parola melodia. E ogni volta ricordo il mio primo pezzo fatto in classe di Franco Donatoni. Io ricordo quando, presentandogli il sesto di questi sei piccoli pezzi per clarinetto e pianoforte, dissi la frase: beh, il sesto, una melodia di clarinetto, e vidi uno sguardo, come dire, un po'. E la frase fu, me la ricordo, sono fatti 44 anni, ma non la dimentico mai. Mi guardò e mi disse: tu vuoi dire sequenza, vero? E io, naif come pochi, risposi: no, 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 io volevo dire melodia. Probabilmente c'aveva ragione lui, perché era semplicemente una nota dopo l'altra, quindi non so se potesse chiamare melodia. Questo per dire che questa cosa è sempre rimasta nel mio cuore. Quando alcuni anni dopo, pochissimi anni dopo, un paio d'anni dopo, insomma, in fondo erano passati solo, sto parlando di questo evento del 76, quindi erano passati 3 anni dalla morte di Maderna. Quando entro un paio d'anni, io avevo 20, 21, 22 anni, cominciai a conoscere musica moderna, fatalmente riconobbi una sorta di padre inconscio, nel senso che
tutto, ogni sequenza melodica di oboe o corno inglese che vedevo, dicevo, ma come? Ecco, quello, dicevo quello, volevo dire quello io, effettivamente. E in fondo non era successo poi tanti anni prima, era successo, se, fa impressione pensarci, ma era successo 7-8 anni prima, no, non tanti anni prima. Insomma. Questo vuol dire che da lì scoppiò il mio personale amore per Bruno Maderna, e che mi seguì sempre, e di cui poi parlai moltissimo con Franco Donatoni. Poi ci fu l'esperienza dell'insegnamento bolognese, che voi Mario e Rossana conoscete molto bene, e lì vi conobbi, e entro pochi anni nacque anche l'esperienza del... Anzi, Mario per me era sempre una specie di figura, come dire, un po' paura del grande docente bolognese, insomma, no? di riferirmi. Beh, insomma, se questo... Esatto, non esageriamo, su. Però era così, insomma. E quindi, ricordo che il libro Documenti su Maderna fu una specie di breviario per me, me lo tenevo di fianco, e poi ebbi l'onore di partecipare a studi su Bruno Maderna. E va bene, questo per dire che è un cammino lunghissimo, per quanto mi riguarda, per amore su Maderna, per l'onore della vostra amicizia, dell'incontro con voi, dell'amicizia con voi, e di avere questo nome in comune, che era poi il nome Bruno Maderna. Arriviamo al vostro, devo dire, voi sapete molto bene, ma gli altri non lo sanno intorno a voi, che io sono un vero e proprio fan assoluto del vostro libro Maderna, la vita... Oddio, la musica e la vita, scusatemi, è un vero e proprio fan, nel senso che quando mi è stato chiesto, voi sapete, di fare una recensione, ho incominciato a leggerlo un certo giorno e praticamente non ho smesso più, come se stessi leggendo un romanzo, insomma. Prima di incominciare a leggerlo, e qui sarà magari anche la prima domanda che gli faccio, ammetto che la prima cosa che pensai quando venni a sapere dell'uscita del vostro libro, pensai, ma Mario e Rossana, o Rossana e Mario, da qui in avanti Mario, mi spiace, rovescio le cose, dico Rossana e Mario, perché insomma questo ordine alfabetico penalizza Rossana, quindi da qui in avanti... Dico... Non è una penalizzazione, ci siamo tutti e due, quindi va bene, non ti preoccupare, vai, che ti ascolto così volentieri che vai, tranquillo. Va bene, grazie. La prima cosa che pensai, adesso magari pensate male di me, fu ma come? Con tutte le cose che hanno già detto, scritto, fatto su Bruno Maderna, esce un libro, e poi venni a sapere che era un signor libro, cioè non era un libretto, era veramente un signor libro su Maderna. Cioè la prima cosa che pensai fu, accidenti, ancora, però in questo caso c'era il termine, l'importante termine, la musica e la vita. E questo mi incuriosì subito, e da lì, aprendolo, non smisi più di leggerlo. Quindi prima domanda è un po' così, è una domanda sorridente, ma come vi è venuto in mente di dedicarvi ancora e lungamente, perché avete fatto un lavoro, secondo me, ormai senza, sostanzialmente avete praticamente chiuso la possibilità di fare altre cose su Bruno Maderna, perché è difficile andare oltre quello che avete fatto in questo caso. Come vi è venuta l'idea di dedicare un libro e con questo taglio, cioè la musica e la vita, a Bruno Maderna? Ti dico, parlo io così, ma credo che Mario sia d'accordo. Cioè, avevamo sia noi, sia tanti colleghi, penso ai francesi che hanno fatto due libroni enormi, penso a tutte le a tutto quello che hanno fatto, non so, Angela Ida De Benedictis, e poi diciamo quel gruppo attorno anche a Borio, eccetera, erano tutte, compreso anche le nostre, erano tutte studi specialistici e collegati a un periodo o a un tipo di opere o a, ecco sì, però a parte la primissima parte, diciamo, di studi per Bruno Maderna, sì, per gli studi, no? A parte la primissima parte, una qualcosa su lui come uomo e sulle sue vicende non c'era.
No, era su documenti, la prima parte di documenti. Ecco. E quindi ci voleva un libro per tutti, non un libro per specialisti di un certo periodo o di un certo tipo di opere. Un libro che tutti potessero leggere. E questo è stato il nostro obiettivo durante tutto il tempo che abbiamo così impiegato per scriverlo. Questo lo potrebbero leggere, non dico, l'elettricista, per esempio, no, però chiunque che abbia qualche interesse per la musica, ecco, a qualsiasi livello. Sempre abbiamo tenuto fermo questo principio, che fosse leggibile. Tant'è vero che non abbiamo inserito nemmeno un esempio musicale. Per cui se anche uno non sa leggere la musica, ma sa leggere quello che c'è scritto, insomma, ecco, lo possono capire. Quello che invece cerchiamo di sollecitare è l'ascolto, questo sì. E di tanto in tanto, diciamo, ecco, se volete potete, che andiate su YouTube, se non avete nient'altro, su YouTube c'è tutto. E quindi questo in particolare, ascoltatelo perché potrete capire meglio quello che vogliamo dire, quello che stiamo dicendo. Quindi questo è un libro per tutti, che vuol dire che non è l'unico né l'ultimo. Posso aggiungere una piccola cosa? Allora, è che questo riguarda me personalmente, ma immagino che riguardi anche Rossana, ma insomma, io pensavo questo anche, che oggi si ascolta molto poco di quello che noi allora chiamavamo la musica contemporanea. Non so se questa sia musica contemporanea quella di oggi, oppure se quella, la musica contemporanea sia quella degli anni 60, 50 e via dicendo. Il mio cruccio era proprio questo, cioè di dire, ma dovremmo sollecitare con un libro leggibile, con un libro non specialistico, con un libro che potesse anche interessare appunto l'elettricista, come diceva Rossana prima, o chiunque altro, qualche voglia di ascoltare qualcosa della musica cosiddetta contemporanea. Anche perché io credo che possa esistere un ciclo di, come dire, un ciclo storico, un ciclo filosofo del Settecento, adesso non mi viene il nome, insomma, che ragionava sui cicli storici. Sì, sì. Ecco, allora, in questo momento il ciclo storico della musica cosiddetta contemporanea è al livello minimo, diciamo così. Cioè c'è poca gente che ascolta quel tipo di musica, che si interessa di quel tipo, che si entusiasma ancora meno di quel tipo di musica. Però io penso che il ciclo poi si ricomincerà a risalire, perché tutti i cicli storici hanno delle chiusure e poi delle riaperture, cioè vanno in maniera appunto ciclica, in maniera rotonda. Ecco. Adesso siamo nel punto più basso dell'uovo, del rotondo, però penso che fra poco reinizierà qualche cosa che possa risalire. Ecco. Sì, anche perché è difficile ascoltarlo se uno proprio non si mette a cercare le cose da ascoltare, perché le proposte dei teatri, dei teatri che fanno musica, insomma, non le fanno, ecco, soprattutto più grandi sono i teatri e meno fanno musica di questo tipo. Ecco, la troviamo casomai presso le formazioni, diciamo così, ecco, più piccole, più limitate, più ancora legate forse ai momenti di studio, agli anni conservatoriali, eccetera. Ecco, e allora lì c'è ancora un po' di proposta di questo tipo di musica, altrimenti non,
si ascolta, né in Italia né all'estero. Ecco, neanche all'estero, questo vogliamo dire, non è che siamo peggio degli altri, credo, più o meno siamo agli stessi livelli. Non so se tu sei dello stesso parere. Ecco, io temo che, a parte, vabbè, la biennale è fatta apposta per fare questo, è nata per questo, ma fuori di lì, insomma, c'è poco da allora, adesso non ci sposteremo troppo dal vostro libro. Il discorso è abbastanza complesso, nel senso che da una parte vedo sempre di più, avendo ancora i piedi, le mani e la testa inserita nei conservatori o nel conservatorio, non voglio fare il milanese, magari, no, diciamo, tra i giovani di oggi vedo un aumento esponenziale di capacità da parte di giovani o giovanissimi esecutori di capacità e anche di naturalezza di approcciarsi alla musica recente o recentissima. Cioè, esco ieri sera da un concerto di Caruso Ensemble a Reggio Emilia, dove suonavano i giovani di Caruso e con assoluta naturalezza suonavano musica d'oggi, e dove, dicendo delle cose su un pezzo, la facevano in 30 secondi. Posso dire la stessa cosa di molti giovani pianisti e strumentisti. A Milano facciamo questo master di composizione, dove ogni volta un ensemble professionale aggiungiamo degli studenti, e devo dire che a volte i grandi compositori invitati, legasi Furra piuttosto che Kosokawa, a volte hanno fatto praticamente i complimenti al giovane strumentista senza sapere che era uno studente e non era un membro dell'ensemble, ad esempio. Questo sicuramente c'è, cioè dal punto di vista esecutivo è così. Dal punto di vista del pubblico sono convinto che potrebbe, dal punto di vista degli studenti di composizione, dei giovani compositori, c'è il rischio dell'oggi che non riguarda la musica, riguarda tutto, ed è l'appiattimento sul presente più presente possibile. Cioè, a volte spesso si è interessati alle cose degli ultimi 10 anni, cioè vengono a mancare un po' le radici anche quelle medio-corte, no? Non le radici di 200 anni fa, le radici di 20, 30, 40, 50 anni fa, c'è quella maledetta cosa, è vero che su YouTube si trova tutto, ma proprio per questo, siccome è a costo zero, la cosa che succede molto spesso è che tutti conoscono i primi 20 secondi di tutto, cioè si clicca, si ascolta come inizia, poi decidi, ma in generale decidi che basta così, hai capito. Questo è uno dei mali, sparerei, quando uno mi dice che ha ascoltato solo l'inizio di qualche cosa, perché meglio niente allora, vuol dire che non c'è riguardo per quello che approcci. Penso anche, personalmente nella mia esperienza, che in realtà che il pubblico ci sarebbe, anche perché il pubblico è molto più maturo di quello che si pensi, il pubblico della musica colta, cioè lo so che il pubblico della musica, ma anche il pubblico di Schumann è una nicchia rispetto al pubblico di Vasco Rossi, no? Cioè non c'è dubbio. Io continuo a pensare che la categoria rimasta indietro e sempre più indietro sia quella dei direttori artistici, che hanno una paura spaventosa di avere pubblico, no? E che non rischiano mai, ma che però non mettono neanche in gioco quella cosa che è conoscere le cose, perché il litigio che faccio spessissimo con i direttori artistici è che voi non doveste programmare la musica contemporanea, dovreste ascoltare 50 pezzi e programmarne 2, ma dovete avere il tempo, ma è il vostro mestiere, di dedicarvi e scegliere. Se invece non si fa questo, ma si manca il proprio lavoro, in fondo non è professionale. Cioè quella della categoria, secondo me, deficitaria in Italia, all'estero, sull'onda del dire oddio, poi viene meno pubblico, che non è vero. Perché se si programma bene, non è vero che il pubblico se ne va, o se no si perde quel 5 per 1000, che in fondo, chi se ne importa se quel 5 per 1000 se ne va perché c'è un pezzo contemporaneo, vuol dire che non ha la testa per... Tornando al vostro libro, tu hai detto poco fa, Rossana, che avete pensato un libro leggibile a tutti, intendendo a chiunque abbia un po' di interesse per la musica o per la musica colta. Io devo allargare ancora un po' quello che tu hai detto, perché la cosa, secondo me, straordinaria del vostro libro, e su questo adesso vi chiederò qualche cosa, è che non è vero. Dovrebbe, e lo dico visto che abbiamo una platea di ascoltatori, sì, è vero, organizza la Scuola Civica di Musica, quindi sono molti sani musicisti, ma dovrebbe interessare molto a chiunque sia interessata alla storia culturale, ma anche
sociale e politica degli ultimi, a quel punto devo dire, un po' di più, si parte dagli anni 30, quasi 90 anni di storia italiana, perché io sono rimasto, devo dire, conquistato dal primo capitolo sul periodo di Brunetto Grossato, cioè del bambino Maderna, cioè la vicenda del comitato fascista che lotta per averne l'adozione, è meravigliosa, sembra una barzelletta, non so, veniva trattato come un bene culturale da prendere e da assumere, ma il numero di notizie, di informazioni che date senza nessun aspetto di nozione, ma veramente aprendo degli spaccati gustosissimi su un'epoca, quindi non sulla musica di quell'epoca solo, ma su quell'epoca, dovrebbe interessare, e dal punto di vista, visto dal punto di vista della musica, perché questo è la società di quel momento. Ad esempio, quando si parla del fatto che anche Maderna si è restituito, come si chiama, alla gioventù, com'era? C'entrava la gioventù fascista, grosso modo, no? Sì. Devo dire, gioventù universitaria fascista, non mi ricordo il termine esatto. Gioventù vatte la pesca fascista, insomma. Neanche io in questo momento più o meno, ma comunque. In quel caso si dice, ma come anche lui, poi voi fate notare che più o meno tutti, però in quel momento tutti, se no, perché dopo ci scandalizziamo, però così. E questo spaccato, ad esempio, io questo assolutamente non lo sapevo, per me Maderna era soltanto quello che a un certo punto era andato sui monti come partigiano, no? Cioè l'interesse, il taglio, infatti partirei dal primo capitolo, poi semmai vediamo anche i singoli capitoli del libro, e il fatto è che in ogni capitolo voi allargate e date uno spaccato culturale, storico-culturale del periodo. Per cui non so, ad esempio mi viene da chiedervi, un po' adesso mi è una banalità, ma io ho sempre invidia da chi sa fare le ricerche in questo modo, ma come diavolo, perché le notizie che date di quel periodo sono infinite, per cui non so, avete letto tutte le lettere del mondo? No, siamo andati a conoscerli, la maggior parte di questi personaggi c'erano ancora, li abbiamo visti, li abbiamo trovati. Padre Crosara, Policarpo. Io sono andata a parlare con lui e mi divertivo moltissimo a parlare con i familiari di Maderna, i familiari di Sant'Anna di Chioggia, li ho conosciuti tutti e ciascuno di loro naturalmente aveva da raccontarmi una quantità infinita di cose, ma c'erano ancora. Non so chi teneva il negozio di musica del padre di Maderna, di Grossato, quando si è ritirato e non aveva più l'orchestrina, aveva un negozio di musica che mi pare di vederlo ancora oggi, insomma, c'erano proprio, e quindi io mi ci sono divertita. Devo dire che Mario era un po' più restio da fare queste cose, ma io invece mi divertivo a fare. E poi abbiamo anche trovato tante cose, perché ciascuno di loro aveva lettere, se non addirittura, per esempio, i parenti di Sant'Anna di Chioggia avevano ancora dei manoscritti di Bruno, che quando andava a trovarli magari si metteva a lavorare, buttava giù degli schizzi, eccetera, poi rimanevano lì. E quindi non era solo un discorso così di ricordi, di vita, ma c'era dietro anche tante cose musicali. La Irma Manfredi non c'era più quando abbiamo cominciato a lavorare, era morta anche lei, d'accordo, però c'erano tanti che l'avevano conosciuta, l'avvocato a cui si rivolgeva, i suoi parenti che aveva lavorato con lei. Pensate, non so, questa grande sassa che poteva conversare e chiedere dei favori al futuro Papa. Al futuro Papa Montini, cioè una cosa che non viene nemmeno da pensare, e invece era così, quindi questa gente se ne ricordava ancora e ne chiacchierava, ne parlava, ne ricordava volentieri. Io credo che abbiamo anche cercato di tagliare, perché altrimenti sembrava un insieme anche di pettegolezzi, pure quando era a Roma. Praticamente ce n'erano moltissimi, ne abbiamo conosciuti moltissimi di quelli che erano compagni di studio di Maderna e che ne raccontavano su di cotte, di crude, tante volte anche si sentiva che era un po' così di piacere di condire un po' i ricordi, ecco.
però erano piacevoli anche queste aggiunte, perché effettivamente voleva dire che era la loro immagine di Maderna che si faceva viva, insomma, mi sto confondendo, perché sta venendo un tuono tremendo, sta venendo giù l'ira di Dio proprio con i rumori del tuono primaverile. Persino in internet. Devo dire, cosa aggiunge? Mi aggiunge, questa non la sapevo neanche io, che fosse andate sul campo a conoscere direttamente le persone, ed è un plus valore meraviglioso, perché vuol dire andare sul campo proprio e parlare con le persone. Sì, ma è divertentissimo. O quelli di Darmstadt, ancora oggi con Wilhelm Schlüter abbiamo una corrispondenza abbastanza vivace, ecco. Non so se anche lui sia riuscito, credo di no. Voleva anche lui stampare un libro a proposito del centenario. E noi citiamo quello che lui ci ha mandato, cioè il suo brogliaccio, insomma, diciamo ancora, ecco, certo, lo citiamo a pagina tal dei tali, perché effettivamente ce l'ha mandato, perché con noi poteva mandare qualsiasi cosa anche non finita, perché sono rimasti veramente molto amici. E quindi lui ci ha vissuto, ha raccontato lui quella storia di quando era vestito da Papà Natale per andare a fare gli auguri alla festa dei ragazzi di Bruno, eccetera. Quindi cose vivissime, perché erano persone vive che ne parlavano. Sì, io, scusa, posso aggiungere una cosa a proposito di quello che tu dicevi prima? La nostra, come dire, confidenza con le epoche, con gli anni, diciamo, 60, con gli anni 70, con gli anni 80, 90, non è che ce la siamo costruita leggendo chissà che cosa, ce la siamo costruita perché c'eravamo già. Ricordatevi che la nostra età è piuttosto... Non c'entra l'età, Mario, ti interrompo, c'entra esserci, c'entra l'esserci, perché non è vero, c'entra l'esserci sempre stati e l'esserci sempre stati vivendo ogni momento. Sì, certo, questo è diverso. È diverso. Sì. Comunque abbiamo potuto viverlo perché c'eravamo, perché questa è una banalità assoluta, però è così, e ci piaceva andare in giro e vedere queste persone, no? Vivere in casa Maderna, per esempio, lì non c'è scritto che avevano un gatto che Maderna amava moltissimo, ed era rimasto in casa, per cui poteva saltare sul tavolo anche mentre si stava mangiando. Io invece ho il terrore dei gatti, e questo terribile animale si metteva di fronte alla porta della mia stanza e non mi lasciava uscire, perché io avevo ancora gli appunti presi con la matita da occhi, perché non riuscivo a uscire dalla stanza per andare giù a prendermi una matita per poter lavorare in stanza, per dire, insomma, ecco, erano cose vere, ecco. Chiunque ci stia guardando, che siate studenti di musica, non so, amanti della musica, si deve capire da questo modo di parlare di questo libro il grado di vivacità del libro stesso, cioè tutto meno che nell'adorazione per il vostro ruolo di musicologi, ma tutto è meno che un libro di musicologia e basta. Voglio dire, si parla di un grande musicista, si parla della sua musica, eccetera, eccetera, ma con un grado di vitalità delle cose dette, diretta. E infatti adesso su questo vi faccio una domanda importante, perché se c'è un argomento che di solito, adesso spero che ci siano molti, molti musicisti che stanno ascoltando, un argomento quello sì che spaventa o che allontana o che su cui il giovane musicista o anche il giovane compositore ha una specie di luogo comune di ritrosia in questo momento, è la cosiddetta scuola di Darmstadt. No, perché sì, perché quella musica lì a tutt'oggi e forse per sempre, non lo so, spaventa un po'. Dico a tutti che se leggeranno il capitolo sulla scuola di Darmstadt, intanto si inquadra in una Darmstadt
di cui si descrive il grado di distruzione nel 45-46, no? Ad esempio l'emozione di vedere che una delle prime cose a riaprire fu il conservatorio e di vedere che ricominciarono a prestare partiture o libri o partiture delle 2000 rimaste dopo i bombardamenti, insomma, è molto emozionante. Quindi un po' questo vi chiedo a voi di dirlo e di, diciamo pure, di testimoniarlo, cioè la presentazione del periodo Darmstadt, quindi anni 50, fine 40-50, come di un momento di forte tensione e non quello di quella musica che, mio Dio, chissà che musica è. Questo era, secondo me, il punto di forza, e magari su questo vi chiedo di dire qualche cosa, prima di vedere se è arrivato poi Andrea, che poi interpelliamo, se è arrivato lo interpelliamo senz'altro. Dunque, Mario è andato a prendere la spina del computer perché si sta esaurendo. Comunque è qui e sta ascoltando. Sì, effettivamente fa un certo effetto il dover pensare intanto le condizioni di grande, economia, risparmio, miseria addirittura, con cui è nata quella cosa. Proprio veramente dovevano fare i conti con il centesimo e chiedere anche agli ospiti di fare altrettanto. Cioè in qualche lettera di Steinecke, lui spiega a Maderna esattamente dove deve scendere, a quale stazione deve scendere, quale autobus deve prendere, e poi di lì farai un pezzo a piedi per arrivare. C'è un piccolo sconto sul biglietto ferroviario, vero? Sì, ma cose incredibili, ma il fatto è che avevano veramente pochissimi soldi, per cui una volta lì poi dovevano tutti fare qualsiasi cosa, quindi potendolo fare naturalmente. A Maderna piaceva molto di più insegnare che fare conferenze pubbliche, avere gruppi di studenti con cui lavorare sia sulla composizione sia sulla proprio anche esecuzione di opere nuove, così, piuttosto che tenere delle conferenze a livello, diciamo, generale di tutti i presenti in quel momento a Darmstadt. Ecco, mentre invece, per esempio, Gulez amava moltissimo, Stockhausen amavano moltissimo fare le conferenze su certi temi e su certi aspetti del loro fare e voler fare musica. Ecco, invece il nostro non ha mai avuto tanta voglia di raccontare cosa gli piaceva fare. Lo faceva insieme ai ragazzi, e poi era una poetica implicita la sua, nel senso che chiaramente da quello che faceva si capiva che certe cose non le sopportava e certe altre invece le amava di più. Ecco, e anche la stessa scuola di Darmstadt non era assolutamente, spero che si capisca dal nostro libro, non era una scuola unitaria. Si dice la scuola di Darmstadt, ma per amor di Dio, ma ce n'erano 36 di scuole dentro a Darmstadt. Quanti erano coloro che vi partecipavano, vi lavoravano, eccetera. E uno di questi è stato Maderna, che c'è stato tantissimo e con tanta passione, diciamo. Comunque era una passione, diciamo, vero Mario, se sei d'accordo, sì, piuttosto sì. Di tipo didattico, di tipo anche storico, perché non dimentichiamo che in Maderna l'amore per la musica del passato non è mai sparito, anzi era sempre molto presente, e quindi anche nei non dico nei concerti, ma insomma nelle esecuzioni che faceva con i gruppi degli studenti presenti in quel momento, anche con il gruppo strumentale fisso poi in un secondo momento, era sempre presente anche la storia, brani, diciamo, della musica antica italiana soprattutto. Quindi non si può parlare di una scuola di Darmstadt. Ecco, Maderna ha partecipato con la sua voce molto particolare, a quel coro di persone che hanno poi formato la scuola di Darmstadt, con inizialmente, per un bel po', pochissimi mezzi finanziari.
veramente. Ecco, vorrei aggiungere una cosa, che molto spesso in quella che si chiama la cosiddetta scuola di danza, che appunto, come diceva Rossana, non era affatto una scuola, ma insomma comunque non importa, e il gruppo che si riuniva ad Arnstadt, i giovani di questo gruppo, soprattutto i primi giovani, poi dopo, durante i decenni successivi, non so bene che cosa sia successo, ma nei primi anni, nei primi anche decenni, se vogliamo, ciascuno di quelli che partecipava, e soprattutto di quelli che avevano più peso all'interno di questo gruppo, penso a Boulez, penso a Stockhausen, penso insomma ai grandi nomi di quel periodo, sentiva dentro di sé come compito quello di spiegare in maniera spesso polemica, ma il più possibile persuasiva, quello che era il suo modo di concepire la musica. Cioè facevano musica, però parlavano anche di musica e scrivevano anche di musica. Ecco. Maderna sì, ha parlato molto di musica, ha scritto non moltissimo di musica, eccetera, eccetera, però soprattutto aveva la saggezza di non credere che con quello che lui avrebbe detto la sua musica e la musica degli altri sarebbe cresciuta di livello. Lui sapeva benissimo come stavano le cose e aveva questa, faceva un po' il gattone che quando prende il topo poi dopo lo fa giocare, cose di questo genere, ma non era immerso dentro questo, era fuori in un certo senso dall'idea della necessità di illustrare teoricamente le cose. E in questo senso non è che non lo sapesse fare, ma era la sua saggezza. Lui in effetti aveva pochi anni più degli altri. Aveva 7 anni meno di Donatoni, aveva 4 anni meno di cose di questo genere. Però erano 4 anni che avevano contato. Perché subito dopo la guerra chi aveva già vissuto e chi era fra questi giovani e chi era già maturo per essere un compositore internazionale era Maderna, non erano gli altri. Gli altri erano dei giovanotti. Allora, come giovanotti potevano anche dedicarsi a parlare, a esaltare se stessi, la musica contemporanea. Maderna la sapeva questa cosa, l'aveva fatta fin da quando aveva 10 anni e quindi a un certo punto era un po' fuori da questa dimensione. Ecco. Sì, infatti non sono soltanto i 7-8 anni di differenza di maggiore età di Maderna sugli altri, ma anche il fatto che lui il musicista lo faceva da molti anni ancora. Esattamente, sì. I 7-8 anni diventano 15 o anche di più di differenza di attività musicale. Dunque, ho saputo che si è manifestato Andrea Estero, che ci deve essere da qualche parte. Quindi ciao Andrea, se ci sei. E se ci sei, ti chiedo che cos'è. Dunque, la LIM è una casa editrice benedetta, nel senso che se non ci fosse bisognerebbe inventarla, ma c'è, quindi teniamocela così com'è. Che cosa è stato, che cosa è all'interno della LIM stessa, ma insomma questo progetto Maderna uscito per questo centenario sfortunato, ma insomma speriamo che il centenario sfortunato perché era il 2020, intendo, no, non sfortunato. Cosa è stata la pubblicazione di questo libro, che è un grosso impegno perché è un signor libro effettivamente. Cioè veramente Andrea, perché proprio non lo vedo. Andrea, capo professor Favaro, io però non lo vedo e non lo sento. Io lo vedo presente con una casellina rettangolare. Esposizioni, la stessa concetto, ecco. Non li mettiamo lì. No. Mi hai fatto tremare, Andrea. Credevo di fare la domanda a un assente, invece ci sei. Non ti vediamo. Se noi... che ci frega. Cosa? L'ambiente è quello. Andrea? Andrea Estero, sei collegato con il microfono.
Attenzione, sei collegato al microfono, abbastanza gaffa. Non... C'era cioè, 139 euro e 175 euro. Ecco. Di roba nostra c'è qui, eh. Già. Roberto Oldani, se si può, ecco, adesso ha silenziato, però magari se adesso si sente. Lui c'è? Andrea, se ci sei, volevo chiederti, visto qua, ci sono, buongiorno a tutti. Perfetto, grazie. Non ti vediamo ancora, ma il tuo nome è scritto. Quindi... ho un collegamento un po' precario, quindi... Va bene così. No, non so se mi hai sentito dire che la Lim, a mio parere, è veramente una casa editrice veramente benedetta, cioè che se non ci fosse bisognerebbe inventarla, però c'è ed è nelle mani di una persona meravigliosa come te, quindi va benissimo così. Volevo chiederti... Ero rimasta ammutolito dai troppi complimenti, quindi... Ringrazio molto, no, al nome di tutti. La verità, poi lo sai che lo penso perché lo dico anche quando non ci sei, quindi non è che lo dico perché ci sei. Che cosa è all'interno? Perché come impegno, cioè questo libro è un signor libro, nel senso che non è un libretto, è un signor libro ed è anche una parola molto grossa, non solo su Bruno Maderna, ma su un contesto storico, musicale, eccetera, eccetera. Che cos'è, che cosa è stato per la pubblicazione di questo libro? Ma guarda, in realtà, come sanno meglio di me gli autori, ovviamente, oltre che molti di voi, su Maderna, la Lim, prima che arrivassi io a lavorare insieme agli altri, c'è già una lunga storia appunto di Rossana Dal Monte e Mario Baroni come autori di libri dedicati allo straordinario Bruno Maderna. Quindi, diciamo, è stata... un po', se vuoi, il processo opposto di quello che si fa normalmente, cioè partire dalla cosa più semplice ed arrivare alla cosa più complessa. In questo caso si è invertito un po' il processo, cioè siamo partiti da studi molto specifici, analitici, molto ricchi dal punto di vista musicologico e siamo arrivati a una pubblicazione che rimane, diciamo, solida da questo punto di vista, ma che si propone di divulgare il più possibile quei contenuti, quindi di renderli più fluidi. L'abbiamo inserito tra l'altro in una nuova collana che si chiama Profili, che è nuova ma che, diciamo, ha un format storico, cioè quello della monografia dedicata agli autori con vite e opere. È appunto un evergreen dell'editoria, che però secondo me è sempre valida. Si era persa un po' in Italia la tradizione di un'editoria concentrata sulle figure dei musicisti e dei compositori. L'abbiamo voluta riproporre. È uscito per esempio un libro molto bello di Danilo Profumo su Paganini, ne usciranno altri a brevissimo. La riproponiamo includendo anche figure importanti del Novecento, ma anche del secondo Novecento, che solitamente sono relegate in una loro nicchia. Invece è proprio questo Maderna dà il segno della volontà di inserire in questa collana anche figure contemporanee. Utilizziamo una parola che forse non è appropriata al 100%, ma però per dire che la cultura musicale recente deve far parte di questa musicologia diffusa che è il nostro compito, appunto, il più possibile far conoscere, ecco, e proporre ai lettori anche non specialistici. Anche perché effettivamente leggendo il libro di Rossana e Mario hai l'impressione di avere Maderna vivo di fianco a te. Adesso ho anche capito di più perché, visto che sono stati fatti infiniti colloqui personali con le persone, cioè occuparsi di figure di queste, a parte di questo livello ma anche di questo periodo, dà un'immagine vivente di qualche cosa che di solito è un po' imbastita nella cosa intellettuale o per pochi eletti, cioè ti dà un'impressione di vita, non solo di cultura, ma di vita, di aver problemi a comprarsi il biglietto del treno. Dopo dirò, mi tengo per il dopo ascolto dell'Index Verlaine una certa immagine di Berio Maderna, secondo testimonianza di Berio, che non posso non dire qua e che dopo ne parliamo. E cioè è spaventosamente importante, perché legge una biografia di un musicista dell'Ottocento, sì, ma l'Ottocento non ci appartiene, ma insomma non è quello che abbiamo davanti a noi. Mentre vedere questo senso di vita e di qualcosa che ci è vicino, credo che sia estremamente importante portare a chiunque sia un po' interessato, ma spero che tanti siano interessati a sapere chi siamo noi oggi,
la vita, la crescita del pensiero musicale inserito in un contesto che è la vita della cultura della società di oggi, perché naturalmente si arriva a parlare degli anni 60, della fine degli anni 60, della politica degli anni 60, del 68, eccetera, eccetera. No? E credo che sia qualcosa che è ancora sulle nostre spalle dirette, c'è chi l'ha vissuto direttamente, c'è chi lo sente raccontare, ma insomma, però ci appartiene, ci tocca ancora oggi. Siccome vedo che sono le 16:20 e quindi i nostri esecutori stanno aspettando da un po' di tempo Roberto, credo che sia il momento di ascoltare, non so se non so, un brano dal diretto. Sono due delle liriche su Verlaine, la prima e la terza eseguono, lo dico perché è importante, naturalmente per voce di soprano e pianoforte, l'opera del 46-47, eseguono Chiara Pederzani, soprano, e Francesca Formenti, pianoforte. Chiedo a Roberto Aldani di avviare il collegamento dalla... Ecco lì, li vedo. Prego. Thank you.
Si può applaudire così, si sente? Non si sa se si sente. Veramente splendide, non so se mi sentite o se ci sentite. Interpreto il pensiero di tutti per ringraziarvi veramente di questa splendida esecuzione di due splendide pagine di Maderna, effettivamente. Complimenti, complimenti anche alla scuola, caro Roberto. Abbiamo qualche minuto ancora, sono le 16.30, di solito tu chiedi incontri di un'ora, sforiamo di 10 minuti, non di più. Intanto l'ascolto che abbiamo fatto a Rossana e Mario, più di 1000 parole nostre, dice quanto fossero lunghe le radici di Bruno Maderna. Questi brani sono del 46. Cioè, è evidente che si sente molta Francia, come in altre pagine di quegli anni si sente molto Bartok, naturalmente, ma appunto con una, aveva 26 anni questo giovane compositore, e si sente una capacità musicale, una capacità compositiva straordinaria, che è pronta per fare dei passi in avanti, ma queste sono le radici lunghe di Bruno Maderna. Questo era quello che aveva un po' di più degli altri, forse parallelamente un po' a Luciano Berio, che comunque aveva 5 anni in meno.
Dunque, non vi vedo, Rossana, però c'è una cosa, dovevo tornare. Quindi, grazie ancora. Prima ancora, adesso, avviandoci verso la fine, c'era l'immagine a cui le devo prima, e dico anche perché la darò e vi chiedo qualcosa su questo, una cosa precisa. Fino adesso abbiamo parlato molto del Maderna compositore, del Maderna, della vita di Maderna, del Maderna compositore, non abbiamo parlato, ma non importa, del Maderna grande direttore d'orchestra, del Maderna insegnante, ma c'è un Maderna musicista a 360 gradi. Cioè, molto spesso oggi quando si parla ai giovani aspiranti compositori, ai giovani musicisti, si dice: ah, nel mondo d'oggi bisogna avere la testa aperta a generi differenti, bisogna abbattere le barriere, eccetera. Bruno Maderna è un musicista che ha fatto ogni tipo di musica in tutte le situazioni, per il cinema, e questa immagine voglio dare a chi ci sta guardando, è quella di Luciano Berio, che dice che quando hanno vissuto praticamente insieme, poi magari vi chiedo di precisare, a Milano, facendo musica per la radio, facendo musica per il teatro, si trovava una volta a orchestrare delle cose con l'immagine che da Berio, ecco, Bruno Maderna seduto al tavolo che scrive gli archi e Luciano Berio che, passandogli sopra le spalle, scrive la parte dei fiati. Ora, questo ha molteplici significati, cioè che l'artigianato musicale al di là di un genere preciso, il far musica e basta, e anche una certa necessità di soldi, diciamo, per cui bisogna accettare attività di ogni genere. Quindi magari vi chiedo di dire qualcosa sulla attività di Bruno Maderna come musicista, non da concerto, come si dice, come musicista per musica da film, per il teatro, per le canzoni, per l'orchestrazione. C'è questo musicista che andava al di là degli steccati. Se posso cominciare io, l'idea che aveva della sua, cioè non che aveva, ma l'idea che diceva di avere della sua attività di compositore fuori dalle avanguardie, cioè compositore per radio, compositore per il teatro, compositore per canzoni e cose di questo genere, Maderna affermava, voleva lasciar capire che questa per lui era un aspetto, diciamo, utile ma secondario della sua attività musicale, utile economicamente soprattutto, ma secondario per lui della sua attività musicale. Io sono convinto che questo sia stato un gioco che Maderna voleva fare per non esporsi troppo a critiche, che allora erano facilissime da fare, all'idea che lui fosse legato al consumo e cose di questo genere. In realtà il suo iter segreto interno non era proprio questo, perché lui il consumo lo faceva spontaneamente, di proposito, perché lui faceva musica e fra le varie musiche c'era anche la musica di consumo, c'erano anche le canzonette, c'erano anche le musiche da film, c'erano anche tutto il resto, era musica, ecco. Allora, la cosa che distingue Maderna, una delle cose, diciamo così, che distingue Maderna da altri compositori a lui contemporanei, era questa idea, posso dire universale, posso dire sconfinata, un'idea di musica che andava oltre il genere musicale nel quale lui si sentiva inserito. Ecco, la musica era ben oltre questo. E io credo che il vedere le composizioni e il sentire anche le composizioni scritte da Maderna per la musica da film, per esempio, fra l'altro, così, a quanto mi ricordo, c'è un film di Maderna che è, adesso il titolo non mi viene in questo momento, ma insomma, di cui noi abbiamo in archivio, di cui noi abbiamo in archivio tutta la partitura. È una partitura, ma talmente ricca, talmente complessa, talmente anche a volte difficile da decifrare,
che sembra una partitura scritta per un pezzo da concerto, diciamo così. Ecco. Allora, questo significa che quando lui anche faceva la musica da film, ma la faceva credendoci, ecco. Allora, questo è quello che io vorrei dire, cioè, come dire, rivalorizzare tutto quello che non è il Maderna d'avanguardia. Ecco, e questo è un aspetto estremamente importante della sua identità. E questo... insieme alla musica antica, c'era anche la musica di oggi in sfere diverse rispetto a quella in cui normalmente lui operava. Ecco, faceva finta di anche nelle lettere di scrivere anche con un linguaggio, questa merda di che sono costretto, bla bla bla. Però in effetti ci impiegava, come diceva Mario, tanta attenzione e tanto riguardo anche a quella, sì. E poi ce n'è anche della bella, perché La morte ha fatto l'uovo, per esempio, è una cosa tutta da vedere, da sentire anche oggi, veramente fa venire i brividi, veramente arriva a delle forme altro che di consumo, proprio veramente molto, molto pregnante. È un film, La morte ha fatto l'uovo, sì, però andava detto, perché magari non... Questo, le cose che stai dicendo adesso, ho visto che immagino che molto del pubblico che abbiamo è un pubblico giovane, è un insegnamento formidabile, cioè del musicista che non... perché si dice tanto oggi che bisogna andare oltre gli steccati, però in realtà quella era una figura che lo faceva, che gli staccati manco li vedeva, perché era musica e senza perdere né di qua né di là in qualità, in attenzione, in grado di attenzione. Questo credo sia un'importantissima cosa da dire oggi. Farei un'ultima brevissima domanda all'amico Andrea che ci deve essere sempre, e cioè, visto che mi ha incuriosito, quindi glielo chiedo, visto che parli, magari sono io ignorante che non lo so, ma te lo chiedo, se tra i profili ci sono in previsione o sono in via di elaborazione altri profili di compositori, di musicisti della seconda metà del Novecento. Se vogliamo considerare Sibelius un musicista della seconda metà del Novecento, in realtà lambisce quella zona. È prevista una monografia molto bella che tra l'altro in italiano manca, diciamo, in un forma aggiornata, di Ferruccio Tammaro proprio su Sibelius. E poi, dato che siamo in una situazione così esposta a ascoltatori interessati a questo ambito, siamo pronti a recepire proposte per autori appunto di quella stagione così importante della nostra tradizione musicale. Quindi, a partire dallo stesso moderatore che ci sta accompagnando così bene in questa giornata su Maderna. Evidente, no, grazie. No, sono troppo piccolo. Come autore del libro, dicevo. Ecco, va bene, vedremo. Perché credo che il grado di vivacità, dato anche ad esempio, le ultime cose dette sulla musica del film e di altri generi, dia veramente un diretto stimolo e un diretto insegnamento. Io questo libro lo sto un po' imponendo nella mia classe di composizione, sappiate, perché uno poi fa valere il potere che ha. No? Bravo, bravo, così si fa. se no, che serve? No. Ogni tanto bisogna pur farlo valere. Insomma, non dico se non lo leggi ti boccio, ma insomma, no. Grazie, no, bello. Ci sono io, si può anche dire, no? Tutto sommato. No, adesso al di là gli scherzi, ma perché credo sia fondamentale per allargare veramente il proprio essere musicisti viventi oggi. Quindi, Andrea, vedremo in futuro. Allora, quindi penso che possiamo, guardo Roberto, il capo, il professor. Il capo, niente, sei tu qua il Deus Ex Machina della situazione. Allora, credo, semplicemente concludere dicendo, si è già capito che sono un fan, ma voi lo sapete, non è perché mi avete chiamato così in questo, è un onore per me così a fare questo incontro, ma la cosa è cominciata da prima, appena ho letto il libro. Mia moglie lo sa, non staccavo più gli occhi da questo libro, quindi lo so, lo leggevo come un romanzo, insomma.
vorrei proprio concludere dicendo, visto che immagino che il pubblico giovane intorno, quindi il pubblico interessato, che dovrebbe essere veramente un libro quasi, quasi obbligatorio. Ma ripeto, benissimo per conoscere Maderna, benissimo per stimolare l'ascolto della musica moderna, ovviamente, ma sinceramente ancora di più per conoscere, non intellettualmente, ma toccando con mano, e grazie Rossana a quello che mi hai detto, Mario, quello che hai detto sugli incontri diretti che avete fatto, un'esperienza e quello che c'era intorno, un periodo, una cultura, un lungo periodo, perché mio Dio, il periodo 1933-1973, pensate cosa è successo, insomma si va dall'inizio del nazismo fino al dopo il 68, quindi evidentemente no? Cambiano parecchie cose. È un tale arricchimento, per me è stato un tale arricchimento leggerlo e goderne la lettura, che è veramente uno dei libri che attualmente consiglio di più, ripeto, spingendo particolarmente laddove posso spingere direttamente, consegnandolo come sto facendo in questo momento a coloro a cui non posso spingere in quello stesso modo, ma toglie ogni idea di intellettualismo nella lettura di un libro sull'attività di un musicista virgolette contemporaneo, perché ormai noi l'aggettivo contemporaneo lo usiamo in maniera totalmente spropositata, come quando si dice età moderna a partire dalla scoperta dell'America, che sono passati 530 anni. È un po' la stessa cosa, e invece ci fa vedere la vita del musicista, la vita musicale, una cultura, una storia di una cultura. Per cui personalmente vorrei concludere su questo ringraziando ancora chi ha benissimo cantato e suonato le bellissime liriche su Verlaine, con questo profumo di Francia che poi a un certo punto si rompe qualcosa di più nel pianoforte. Non so se devo chiudere io, se devo chiudere i due grandi, Rossana e Mario. Io vi ringrazio, se volete chiudere voi. Siamo noi che vi ringraziamo, siamo veramente emozionati e commossi, perché ne abbiamo già avuti diversi di incontri, delle possibilità di dire di noi e soprattutto del nostro lavoro su Maderna. Però tu ci hai veramente, come dire, inondato di complimenti, di cose, per cui siamo qui che non respiriamo più. Ecco, Mario, dai, tu. No, ma io ti ringrazio perché hai detto una cosa che, alla quale durante la scrittura del libro non avevo mai pensato. Cioè che il libro potesse essere una ricostruzione della cultura europea degli anni, di quegli anni, dal 30 al 70. Effettivamente, grazie, perché se l'hai letto così vuol dire che qualche cosa c'è dentro. Il resto ce l'hai messo tu, però insomma. No, solo... grazie tante, grazie veramente tanto anche a Roberto Favaro che ha pensato questo incontro, a metterci dentro a questo incontro. Speriamo che ci possiamo incontrare ancora su questi argomenti che sono tanto a tutti qua. Assolutamente, vi ringrazio anch'io, è stato un incontro bellissimo. Aggiungo una piccolissima cosa, anch'io il libro l'ho letto e l'ho apprezzato tantissimo, perché secondo me è anche un modello di come si può fare musicologia altissima dal punto di vista anche scientifico, ma in linea con quello che avete detto finora, abbordabile alla portata di tutti. Questo secondo me è il grande compito, dovrebbe essere il grande compito della musicologia, dire le cose al massimo della scientificità, ma incoraggiando la gente, anche l'elettricista, per citare Rossana. Adesso dovremo trovare degli elettricisti a cui regalare il libro, faremo un test per vedere come funziona. Però certamente sì, questo è un compito del nostro lavoro, che è fondamentale, cioè arrivare alla gente in modo non banalizzato, ma con l'altezza che avete raggiunto voi. Quindi grazie davvero di cuore. Grazie a voi tutti. Allora ci salutiamo. Ci salutiamo. Ricordo che martedì prossimo, il 15 giugno, avremo l'ultimo incontro con Giovanni Antonini, sempre alle 15.30, e parleremo appunto con lui della sua attività con il giardino armonico, con la musica antica, con altre musiche che frequenta. Grazie a tutti. Roberto, grazie Alessandro. Grazie. Arrivederci a presto. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie.